La Bibbia dice: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ellen G. White spiega: il Signore ha fatto in modo che la famiglia fosse la sede privilegiata per l'educazione. È in casa che deve iniziare l'istruzione del bambino. Con i suoi genitori come insegnanti, imparerà lezioni che lo guideranno per tutta la vita. In che modo possiamo insegnare ai nostri figli a diventare degli amministratori? Un gestore amministra un'attività o un bene che appartiene a un altro. La Bibbia dice che Dio, il creatore e proprietario di tutte le cose, ha affidato ad ogni essere umano, fin dalla nascita, la gestione delle sue benedizioni. Quindi insegniamo ai nostri figli a gestire il loro corpo. Il primo capitolo nell'insegnamento della gestione cristiana della vita dovrebbe essere dedicato a istruire i bambini su come gestire il proprio corpo secondo le indicazioni di Dio, al quale esso appartiene. Il nostro corpo può diventare una benedizione o una maledizione per l'umanità. Paolo afferma: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E altrove raccomanda: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Insegniamo ai nostri figli a gestire l'ambiente. I bambini devono imparare a gestire e a relazionarsi con l'ambiente in cui vivono, che comprende le persone, la natura e le altre risorse materiali. Rispettando e proteggendo la natura, rispetteranno e ameranno più facilmente il Creatore. Ad esempio, insegniamo loro ad amare gli animali, a risparmiare acqua, a gestire i rifiuti o a scegliere fonti di energia ecocompatibili. Insegniamo loro a gestire le risorse finanziarie. Imparare a gestire le risorse finanziarie che appartengono a Dio, secondo le sue indicazioni, significa anche imparare ad essergli fedeli. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è possibile insegnare concetti molto semplici, come riconoscere monete e banconote e spiegare in termini elementari che cos'è il risparmio. Dai 6 agli 11 anni è utile affidare loro una paghetta mensile per insegnargli a gestire un budget semplice, calcolando la decima e decidendo quale proporzione della stessa donare come offerta. Dai 12 ai 15 anni potreste aumentare l'importo della paghetta e assegnare loro delle responsabilità per prepararli a una maggiore autonomia. Aiutateli a comporre un budget più elaborato, fornendo loro indicazioni generali sugli acquisti per lasciare loro una maggiore libertà di azione. Dai 16 anni in su è il momento di completare la loro formazione finanziaria, condividendo il vostro budget familiare, spiegando come gestite le vostre donazioni regolari e sistematiche, i vostri risparmi e le vostre spese. Ricordatevi che ciò che fate parla più forte di ciò che insegnate. Nell'educare i nostri figli alla gestione cristiana della vita, chiediamo a Dio di aiutarci a mettere i nostri desideri in secondo piano, per lasciare a Lui il primo posto.